Ciao a tutte e a tutti, in questo tutorial vi voglio far vedere come lavorare questo scialle. Insomma, io l'ho iniziato solo, però mi piace talmente tanto che non vedevo l'ora di condividerlo anche con voi. Così ecco, lo lavoriamo insieme, poi la prima che lo finisce lo mette sul gruppo. Quindi appena lo finisco, ovvio che io ve lo pubblico e se lo finite voi per prima, ecco, lo pubblicate voi. È veramente stupendo, ma non c'entra, non ha senso che io stia qua a dirvi quanto è stupendo perché lo vedete anche voi. Adesso io lo sto lavorando, l'ho iniziato perché ne avevo ancora del filato con cui ho lavorato il set col punto gelsomino che ho fatto tempo fa, il berretto e la sciarpa ad anello. Avete sotto e nella i link di quelli due dove parlo anche del filato, quindi se volete vedere che filato è, andate e guardatelo là, qua non sto a parlare. Lo lavoro con uncinetto da 3,5 e voglio dire che mi piace proprio come viene, è morbido perché c'è una buona percentuale di mohair dentro e per questo gli dà questa morbidezza, questa pelosità. Insomma, è molto molto bella. Adesso andiamo a lavorare per farvi vedere, però voglio lavorare con un filato di cotone, questo è cotone acrilico, è un solo colore per farvi capire meglio, ovvio. Quindi iniziamo con 4 catenelle. Una, due, tre, quattro, che vogliamo chiudere in cerchio, quindi entriamo in questo modo e filo sull'uncinetto, chiudiamo, facciamo 3 catenelle. Le 3 catenelle non contano, non si contano come punto né qua né nei prossimi giri. Entriamo nel cerchio, prendiamo il filo e adesso lavoriamo il punto alto. Il punto alto per questo modello lo lavoriamo allungato, quindi filo sull'uncinetto invece di passare tramite tutti e due, passiamo solo tramite una, poi tramite due e tramite due. Quindi lo lavoriamo in questo modo, poi entriamo di nuovo e lavoriamo un altro tramite 1, tramite 2, tramite 2. Questo è il primo gruppetto da 2, poi facciamo 2 catenelle e vogliamo fare ancora 2 gruppetti, ancora 4 gruppetti da 2 punti alti, ovvio divisi tra di loro da 2 catenelle, quindi 1, poi 2. Questo è il terzo e di nuovo uno, sempre nel cerchio lavoriamo tutto e due, questo è il quarto, 2 catenelle tra di loro e lavoriamo l'ultimo, uno e due. Quindi passiamo tramite 1, poi tramite 2 e tramite 2. È una via di mezzo tra il punto alto e il punto altissimo. Questo punto alto allungato. Ok, quindi dobbiamo avere una cosa del genere per iniziare. 3 catenelle, giriamo e adesso faremo i primi due giri e solo per farvi vedere come si lavora questa conchiglia, quindi una. Molto bene, dobbiamo prima capire come si lavora la conchiglia e poi nei prossimi due giri, che saranno praticamente sono due giri del modello per lavorare una conchiglia, no? E poi dopo nei prossimi quattro giri vi spiegherò come, sei giri faremo insieme, nei prossimi quattro giri vi spiegherò come praticamente si aumenta e si va avanti. Ok, quindi concentriamoci adesso alla struttura dello scialle e alla sequenza, alla conchiglia incrociata, perché praticamente una conchiglia incrociata. Ok, iniziamo e finiamo sempre nelle 2 catenelle, primo spazio da 2 catenelle e l'ultimo spazio da 2 catenelle. Iniziamo e finiamo sempre 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 con 2 punti alti allungati, 2 catenelle, altri 2 punti alti allungati, tutto nello stesso spazio da 2 catenelle, ovvio. Ok,
e faremo sempre una catenella per iniziare il modello. Il modello lo lavoriamo su questi due spazi adesso e faremo la nostra conchiglia incrociata. Saltiamo 2 catenelle, entriamo nel prossimo spazio da 2 catenelle e vogliamo lavorare 6 punti alti allungati. 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, e torniamo indietro nelle 2 catenelle che abbiamo saltato ed è qua che vogliamo lavorare l'altra conchiglia, che sovrapponiamo sulla prima. 1 alla base della prima, insomma. 2, 3, 4, 5 e 6, quindi l'ultimo. Praticamente abbiamo una conchiglia creata da 6 e 6, come vedete, 6 e 6. Poi finiamo come abbiamo iniziato, una catenella nelle ultime 2 catenelle, lavoriamo punto alto allungato 2 volte, 2 catenelle e ancora punto alto allungato 2 volte. Questo è il primo giro del modello, quindi così 3 catenelle per girare sempre e poi nelle 2 catenelle di nuovo lavoriamo il nostro leitmotiv, cioè il nostro inizio e fine, 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, tutto nello stesso spazio di 2 catenelle. Ok, adesso iniziamo il secondo giro del modello, una catenella sempre. Per lavorare il secondo giro del modello non è difficile, perché praticamente dobbiamo lavorare 12 punti alti, un punto alto in ognuno dei nostri 12 punti alti che abbiamo già lavorato nel precedente giro. Ciò che è interessante qua è per darci questo disegno, il modo come lavoriamo, perché questo è il rovescio, bellissimo anche il rovescio, però questo è il davanti. Ok, e quindi come si lavora? Filo sull'uncinetto per entrare nel primo punto che vogliamo lavorare, no? Questi sono i 12, entriamo in questo modo, nello spazio qua, da sotto e da indietro, da davanti, insomma, entriamo così. Ok, quindi vi faccio vedere di nuovo perché... Ok, così. Nel punto... Non intorno al punto qua, ma nel punto, giusto nel punto. Ok, e lavoriamo il nostro punto alto allungato. Poi, per andare avanti e lavorare il resto, entriamo nel punto che abbiamo lavorato e usciamo nel punto dove dobbiamo lavorare. Lavoriamo al punto. Quindi, nel punto dove abbiamo lavorato... E usciamo nel prossimo, ma come vi dicevo, non è praticamente punto alto in rilievo, perché non si lavora sulla baretina verticale, ma proprio nel punto. Quindi entriamo nel punto che abbiamo appena lavorato e usciamo nel punto da lavorare. Abbiamo fatto 4, 5. Quindi 5, poi nel punto dove abbiamo lavorato, usciamo nel punto dove vogliamo lavorare. 6, di nuovo nel punto dove abbiamo lavorato. Ah, qua ho fatto 2, ecco, vedete? Dobbiamo stare attenti. Quindi nel punto dove abbiamo lavorato, che è questo qua, è... nel punto dove dobbiamo lavorare, 1, 2, 3, ok, quindi 6, andiamo avanti, questo è il punto dove abbiamo lavorato, questo è il punto dove vogliamo lavorare, 7, nuovo,
8, di nuovo nel punto dove abbiamo lavorato e nel punto dove vogliamo lavorare, 9, 10, 11, ne abbiamo ancora 2, quindi 11 e 12 nel punto dove dobbiamo lavorare, che è il nostro ultimo punto. 12. Ecco, abbiamo lavorato in questo modo. Ok, e questi sono i due giri che li ripeteremo per il motivo. Ok, quindi è così che si fa. E adesso, nei prossimi 4 giri di modello, vi farò vedere come facciamo gli aumenti per andare avanti e come lavorare tutte le nostre conchiglie. Da là anche 100 conchiglie, se avrete, sarà facile a capire. 3 catenelle, giriamo e lavoriamo le nostre, i nostri due punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, poi una catenella per iniziare il lavoro, il motivo, praticamente il nostro punto, modello. Adesso vi faccio vedere come lavorare in questo giro, come lavorare il primo e l'ultimo. Sempre lavoreremo così, il primo e l'ultimo, la prima e l'ultima conchiglia, sempre, ok? Quindi una catenella, saltiamo i primi due punti alti e proprio qua nello spazio entriamo e lavoriamo 6 per la nostra conchiglia incrociata, la prima. 3, 4, 5, 6. E dobbiamo incrociarla, quindi torniamo indietro nello spazio da una catenella ed è qua che vogliamo lavorare. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ecco anche l'ultimo, 6. Abbiamo lavorato la nostra prima conchiglia, ugualmente la lavoreremo per tutta la lunghezza dello scialle. Poi una catenella e per saltare i 12 punti alti contiamo 1, 2, 3 dalla sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e qua in mezzo entriamo e facciamo un punto basso. Sempre una catenella e andiamo a lavorare l'ultima conchiglia. Adesso inizieremo a lavorare nello spazio da una catenella, quindi la prima, i primi 6 punti alti li lavoriamo qua, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e torno indietro proprio saltando questi due punti alti nello spazio qua. Entro e lavoro 1 di nuovo incrociando, lavoro altri 6, 2, 3, 4, 5. Adesso qua vi formerete anche voi un modo per lavorarlo e 6. Ecco. Poi una catenella per finire e facciamo nelle due catenelle i nostri punti alti, 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti. 2. Ok.
Quindi noi adesso, come vedete, ne abbiamo due conchiglie. Ok, avremo sempre una conchiglia, ogni due giri ne avremo una conchiglia in più. Ok, vediamo come si lavora il secondo giro del modello con più conchiglie, quindi 3 catenelle e lavoriamo il nostro inizio. Questo oramai sicuramente è chiaro per tutti, se non è chiaro è un problema. Ok, non ci scordiamo di fare la nostra catenella, una catenella, e adesso andiamo a lavorare 12, poi una catenella, saltiamo, lavoriamo 12 sull'altra, è sempre così, anche quando avrete quante, non lo so, ci saranno di più, questo giro, ecco, si lavora ugualmente, 12 una catenella, 12 una catenella, e così via via via. Quindi questo giro è il più semplice, cioè il secondo giro del modello. Il primo, quello delle conchiglie incrociate, magari è un po' più complesso. Entriamo ugualmente, questo è il primo, quindi da sotto nel punto, ma nel punto, non intorno al punto 1, poi nel punto dove abbiamo lavorato e nel secondo, nel prossimo, nel punto dove abbiamo lavorato e nel prossimo usciamo, nel punto dove abbiamo lavorato e nel prossimo usciamo, punto dove abbiamo lavorato e nel prossimo usciamo, entriamo nel punto dove abbiamo lavorato, usciamo nel prossimo, è sempre così fino ad uscire nell'ultimo punto, usciamo, usciamo nel penultimo, e adesso eccoci qua, entriamo nel punto dove abbiamo lavorato, usciamo nell'ultimo punto, finalmente una catenella, come vi dicevo, saltiamo e lavoriamo esattamente la stessa cosa qua. Quindi il secondo giro del modello è semplicissimo, praticamente il primo giro del modello dove aumentiamo, dove facciamo i nostri aumenti, quindi aggiungiamo la nostra conchiglia in più. Il secondo giro viene per completare il modello, tutto qua. Molto interessante questo modo di lavorare il punto alto, anche per altre lavorazioni. Cioè, nel senso, mi riferivo a questa cosa qua, come entriamo e usciamo nell'ultimo. Una catenella è ovvio, lavoriamo i due punti alti. 2 catenelle, 2 punti alti nei 2 punti alti, nelle 2 catenelle, scusate. Ok, iniziamo il terzo giro, quindi scusate, abbiamo avuto 1, 2, 3, 4 e il quinto giro, quindi 5 e 6, e questo è il giro, il più importante giro, il quinto, perché in questo veramente vi spiego non solo come lavorare, fino adesso abbiamo capito come lavorare la prima e l'ultima conchiglia, questo l'abbiamo capito, ma anche come lavorare le conchiglie all'interno, come questa lavoreremo tutte anche quando avremo di più, quindi vedete le conchiglie all'interno, ecco. Questa è all'inizio e alla fine, e queste sono le conchiglie all'interno, che io qua ne ho 3. Ok, e da qua avete tutti i dati, quindi con questo quinto giro avrete tutti i dati per poter andare avanti, non dovete fare altro che andare avanti esattamente come vi ho fatto vedere,
senza nemmeno pensare cresce, lo scialle crescerà da solo. Ok, una catenella e sappiamo come lavorare la prima conchiglia. Saltiamo i due punti alti, entriamo nello spazio qua, cioè nello spazio che ce lo creiamo noi, tra i punti alti, 3, 4, 5, 6. Abbiamo lavorato i nostri 6, adesso torniamo indietro nello spazio da una catenella e lavoriamo gli altri 6 intorno alla prima conchiglia. Alla base potete lavorare 2, è più semplice. 3, 4, 5, 6. Ok, abbiamo fatto. Adesso non ci scordiamo una catenella e scontiamo da qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, in mezzo qua entriamo e facciamo la nostra, il nostro punto basso, una catenella. Per lavorare in mezzo non lavoreremo nella catenella, ma la prima conchiglia saltando i due punti alti verso la sinistra, qua, la seconda conchiglia saltando due punti alti verso destra dall'altra parte della conchiglia, cioè questa e questa. Quindi saltiamo 2, entriamo qua nello spazio praticamente e lavoriamo la prima conchiglia. 1, 2, 3, 5, 6. E come dicevo, per completare con la seconda conchiglia saltiamo anche dall'altra parte i 2 verso destra, entriamo e completiamo con l'altra conchiglia. 1, 2, ed è così che lavorerete tutte le conchiglie in mezzo, come vi ho detto. Adesso certo sono solo, cioè è solo una, ma 3, 4, 5, mettiamoli per bene, e 6. Non so come ho preso questo, non mi piace, quindi rifacciamo. 6, ecco. Insomma, non deve essere né troppo stretto né troppo largo, dopo vedrete anche voi come farete. Ok, quindi abbiamo lavorato una catenella e la stessa cosa, uno, non vi scordate, dopo aver lavorato una conchiglia incrociata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una catenella, un punto basso qua in mezzo e una catenella. Adesso lavoriamo l'ultima, entriamo nello spazio da una catenella per prima, lavoriamo i nostri 6, e tornando indietro saltando 2 verso destra, 2 punti alti verso destra, entriamo qua nello spazio e lavoriamo 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Ok, una catenella e finiamo nelle due catenelle con il nostro motivo iniziale e finale, due punti alti, due catenelle e altri due punti alti. Ecco, fatto. 3 catenelle per girare, giriamo e adesso siamo sul rovescio del lavoro, questo è il davanti, vi faccio vedere, guardate che meraviglia che abbiamo, è veramente stupendo, a me piace troppo. Ok, e come vedete non è poi neanche così difficile. Il sesto giro oramai lo sappiamo lavorare da soli perché, insomma, inizia con il nostro motivo. Una catenella, 12 punti alti lavorati, sappiamo come. Una catenella, altri 12, una catenella, altri 12, una catenella e finiamo con il nostro motivo. Eccomi, ho finito il mio giro. Riassumendo, praticamente questo giro non darà problemi sicuramente. Il giro che potrebbe essere un po' più difficile è questo delle conchiglie, praticamente dove incrociamo le conchiglie e dove avviene anche l'aumento, no? Quindi aumentiamo, come vedete abbiamo una conchiglia, 2 e 3. Questo secondo giro dove lavoriamo tutti i punti alti, 12 punti alti, una catenella, 12 punti alti, una catenella per ogni conchiglia del giro precedente e poi iniziamo e finiamo con le nostre i nostri punti iniziali, quindi non ci sono problemi. Riassumendo, dicevo, il nostro giro, diciamo, più complesso, ma guardate che mi piace tantissimo, il nostro giro più complesso è il primo, questo delle conchiglie incrociate, però una volta saputo dove si lavora la prima e l'ultima, e noi lo sappiamo, e dove si lavorano quelle in mezzo, e noi lo sappiamo, perché adesso in mezzo dobbiamo lavorare due, no? Però la lavoriamo da un lato, e prima conchiglia lavoriamo due. Dai, facciamo anche questo un po', solo per farvi vedere. Quindi una catenella, due. Perché qua devo finire. Solo per farvi vedere ancora una volta come si lavorano le conchiglie. Una catenella, quindi la catenella iniziale saltiamo due. E lavoriamo 6, 2, 3. E questo è ciò che dovete tenere presente, il resto viene da sé, quindi gli aumenti e così via. Voi solo lavorate tutte le conchiglie come vi spiego, la prima e l'ultima, così abbiamo 6, torno nello spazio da una catenella dove lavoro altri 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faccio una catenella, non vi scordate, poi dalla conchiglia della sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro in mezzo e faccio un punto basso, una catenella, e adesso le conchiglie in mezzo, sempre, sempre, sempre le lavoriamo, i primi 6 punti alti, nella prossima conchiglia, 2 punti alti saltiamo verso sinistra, quindi 1, 2, entriamo qua e lavoriamo i 6, no? Punti alti allungati, lunghi. Quattro. 5, 6 e poi tornando indietro, ma non ho fatto anche dei nodi, no, ma non tornando indietro nella catenella, ma dall'altra conchiglia, questa conchiglia, ok, quindi
quindi tra le due conchiglie facciamo prima questa, poi torniamo indietro in questa che abbiamo diciamo saltato e sempre due punti alti verso destra contando 1, 2 e qua saltiamo questi due, i primi due e gli ultimi due, no? E lavoriamo la nostra conchiglia, quindi 1 2 3 fino alla fine dello scialle. Certo che avrò modo di sapere come è più facile lavorare le conchiglie in mezzo. 4 anche voi, 4 per non stringere, per non insomma, ecco, 5 e 6 e poi non vi scordate subito una catenella e contiamo 1 2 3 4 5 6 e qua in mezzo facciamo un punto basso, una catenella e continuiamo con la prossima conchiglia, l'ultima. Prima lavoriamo il primo gruppo da 6 nella catenella e il prossimo gruppo da 6 saltando verso destra due punti bassi, due punti alti della conchiglia precedente. Ok, poi il secondo giro sappiamo, lavoriamo i 12 una catenella, 12 una catenella per tutte le conchiglie che abbiamo lavorato nel giro precedente. Queste essendo dette, io sono sicura che si è capito tutto, perché come dicevo non è poi così difficile, anzi non è difficile per niente. Buon lavoro, spero vi piaccia veramente tanto questo scialle e spero di vederne tanti fatti da voi, un solo colore, colori sfumati, potete utilizzare i filati cake, cioè è uno scialle meraviglioso. Grazie di avermi seguita. Non vi scordate di iscrivervi al mio canale di YouTube per non perdervi neanche uno dei miei tutorial. Se vi piacciono, lasciatemi un mi piace o un commento e certo potete condividere i miei filmati, i miei video in altre piattaforme social, su Facebook, su Twitter, dove volete, con amiche, o per tenerli, magari salvarli per un'altra volta, per farli un'altra volta, per farli praticamente conoscere. Grazie, al prossimo tutorial.